Cari internauti, ciao e bentornati qui sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, talvolta mi capita di prendere spunto per le nostre lezioni online dalle lezioni fisiche che tengo privatamente con i miei allievi. Infatti, qualche settimana fa il mio caro allievo Davide, che saluto, ciao Davide, mi ha proposto di fare una lezione sui tempi, cioè su tutte le tipologie di tempo che ci sono in musica, ok? Tempi composti, tempi semplici, tempi irregolari, perché mi diceva. Mi ci sono imbattuto più volte, ma non ho mai avuto un'idea chiara, non ho mai studiato dettagliatamente, no? Quindi, visto che anche tra di voi che mi seguite ci sono persone che vogliono solo imparare delle canzoni, ma altre che vogliono capire, magari mettere anche qualche toppa a lacune musicali che sentono di avere da sempre, da anni, ecco che ogni tanto tiriamo fuori qualche argomento proprio in questo senso, per darci delle basi musicali e teoriche solide, ok? Quindi oggi ci occupiamo di questo, parleremo di tempi semplici, di tempi composti, di tempi irregolari, di tempi a metro misto, cercando di farci largo su tutto questo. Ti ricordo che se vuoi studiare con me o se semplicemente vuoi seguire con più assiduità le mie lezioni, puoi seguire tutti i collegamenti che ci sono qui sopra la mia testa e anche tutti quelli li trovi uguali, anche nella descrizione del video sotto dove troverai tutte le mie lezioni gratuite, materiali da scaricare e anche i miei corsi completi, ok? Ora andiamo diretti nel cuore della questione del tempo musicale. Allora, partiamo dai cosiddetti tempi semplici. Tempi semplici, cito in questo caso i 2/4, il 3/4 e il 4/4, sono quelli che hanno una suddivisione binaria. Che cosa significa questo? Che se prendiamo ad esempio il 2/4, il 3/4 e il 4/4, il numeratore, quindi il numero che sta sopra nella frazione ci dice quanti movimenti ci sono all'interno della battuta. Quindi, per esempio, nel 4 quarti noi sappiamo che avremo 4 movimenti, cioè i quarti in questo caso. Quindi la battuta sarà così: 1, 2, 3 e 4. E qui sarà finita la battuta. Nel caso invece del 3 quarti avremo soltanto 3 movimenti: 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E ok, nel caso del 2 quarti avremo due movimenti, 1 e 2, 1, 2. Ok, questa è la suddivisione. Quindi il numeratore indica il numero di movimenti e il denominatore indica qual è il movimento, in questo caso i quarti. Ma all'interno del quarto, ok, quindi del movimento, abbiamo una divisione binaria. Quindi il quarto sarà a sua volta diviso in 2 ottavi, battere e levare. Infatti, vedi che nel solfeggio che io ti ho proposto poco fa, lo solfeggiavo così: 1, 2, 3 e 4. Quindi c'è una divisione binaria, ok? Quindi tutte le volte che i tempi hanno una suddivisione binaria vengono chiamati tempi semplici, ok? Bene, un velocissimo cenno sui tempi tagliati, che può capitare di incontrare. I tempi tagliati sono una cosa molto semplice, partendo da un tempo come un 4 quarti, ad esempio. Se questo tempo ha un metronomo troppo veloce, ad esempio 200 di metronomo, e ne diventa difficile il solfeggio, e in generale diventa difficile concepirlo a quella velocità metronomica, si taglia il tempo, quindi la misura viene ridivisa diversamente, anziché in 4 movimenti, in 2 movimenti, per esempio da 2 metà, ok? E in questo caso lo stesso identico brano, la stessa identica esecuzione viene dimezzata di metronomo, ok? Quindi è una cosa che facciamo anche spesso quando utilizziamo delle batterie o dei metronomi, no? Quando il metronomo si è fatto troppo veloce, ecco che andiamo a dimezzarne il tempo per agevolare semplicemente l'esecuzione, ok? Ma in realtà quello che facciamo e il tempo rimane sostanzialmente lo stesso, diventa soltanto una questione, diciamo, convenzionale e di comodità. Bene, abbiamo visto che nei tempi semplici la suddivisione del quarto è binaria, quindi il quarto viene diviso al suo interno in due ottavi, in battere e in levare, ok? Nei tempi composti la suddivisione del quarto è invece ternaria, quindi all'interno del quarto troviamo 3 ottavi, ok? E 3 ottavi che si considerano con un primo ottavo in levare e gli altri 2 ottavi scusami, un primo ottavo in battere e gli altri 2 ottavi in levare, ok? Quindi la divisione tipica ternaria è questa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Quindi questa cosa che stiamo dicendo del tempo composto a divisione ternaria riguarda ciò che c'è all'interno del quarto, quindi del singolo movimento, non il numero dei quarti. Devi sempre distinguere bene ciò che c'è
ciò che riguarda il numero dei quarti, cioè il numero dei movimenti della battuta e la divisione all'interno. Ok, stiamo sempre adesso parlando della divisione interna. Prima abbiamo visto i tempi binari, in cui la divisione interna del quarto è binaria, e adesso stiamo vedendo i tempi ternari o composti, in cui la divisione è ternaria. Ok, se quindi prima avevamo il 2 quarti, il 3 quarti e il 4 quarti, tutti divisi binariamente, adesso potremmo avere un 2 quarti, un 3 quarti e un 4 quarti, tutti divisi ternariamente, quindi ogni quarto viene diviso in 3 ottavi, ok? Al suo interno. E quindi ecco che nascono tempi come il 6 ottavi, il 9 ottavi e il 12 ottavi. Va bene? Quindi, quando parliamo di tempi composti, il denominatore cambia. Okay, non è più, non sono più quarti, quindi non indica più il numero dei movimenti che troviamo all'interno della battuta, ma indica come si dice, il valore della nota, e il numeratore esprime il numero di queste note. Per esempio, 6 ottavi, il valore della nota sarà l'ottavo, e il numeratore esprime il numero totale di ottavi che abbiamo all'interno della battuta. Quindi nel 6 ottavi abbiamo 6 ottavi all'interno della battuta, nel 9 ottavi abbiamo 9 ottavi, nel 12 ottavi abbiamo 12 ottavi. Come è ovvio, ok? Quindi il 6 ottavi è il corrispondente ternario del 2 quarti, perché se io prendo i miei 2 quarti e all'interno ci metto 3 ottavi in ciascuno dei 2 quarti, viene 6 ottavi. Spero che la matematica per te non sia un grosso problema. In realtà per me lo è, io sono sempre stato scarsissimo in matematica, però diciamo che la musica mi ha anche aiutato a capirla meglio, ok? Il 3 quarti ha come corrispondente ternario il 9 ottavi, perché prendiamo ciascuno dei 3 quarti, lo dividiamo in 3 parti e vengono fuori 9 ottavi, e il 4 quarti dà vita al 12 ottavi, ok? Quindi i tempi composti sono sostanzialmente la versione ternaria dei tempi, dei principali tempi binari e semplici che abbiamo visto nella prima parte del video, ok? Ecco, un tempo derivato dal tempo ternario o terzinato che abbiamo visto poco fa è il cosiddetto shuffle, perché se noi prendiamo ad esempio un tempo di 12 ottavi, ok? Prendiamo ogni terzina formata da 3 note, prendiamo le prime 2 note e le uniamo in una sola nota, nascono 2 nuovi tipi di ottavi, uno più lungo e uno più corto, perché se io prendo una terzina, unisco le prime 2 note, okay, e poi rimane un'altra nota da sola, ecco che la prima nota che è nata dall'unione delle prime 2 note è più lunga della seconda, no? Quindi il tempo terzinato, ti faccio sentire anche suonato, che magari ci può dare un'idea, no? Il tempo terzinato è questo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se io vado a unire le prime 2 note del tempo terzinato, ecco che viene questo: ta, 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 terzinato, ta, 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 shuffle, ta, 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 ta. Vedi bene però che sono due tempi strettamente correlati, no? Dello shuffle abbiamo parlato veramente tante volte anche in tante altre mie lezioni, ok? E gli esempi di brani shuffle sono veramente infiniti. Tutti i blues, no? Sono shuffle. Ta, 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 ta. Vedi che tutti i blues, non tutti i blues, però la maggior parte dei blues tipicamente hanno questo andamento shuffle, anche tantissimo jazz, swing, sempre basato sul tempo shuffle. Tra l'altro, swing spesso è considerato un genere musicale, ma è anche un po' sinonimo di tempo shuffle. Quindi tempo swing e tempo shuffle spesso vengono usati come sinonimi. Invece, esempi di terzinati, ce ne abbiamo anche qui un'infinità, no? Tutti i terzinati degli anni 50, dei Platters, o non so, The Great Pretender, o The Unchained Melody, tutti quelle super ballate, no? Sono tutte tipicamente dei terzinati, anche la colonna sonora di Ghost, il film, ok? Tutti terzinati, ok? Mentre i tempi binari che abbiamo visto nella prima parte, no? Sono molto utilizzati nel rock, il 4 quarti è il tempo che va per la maggiore, no? Mentre il 3 quarti è il tipico tempo che viene usato nei valzer, nelle mazurche, ad esempio, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, così, ok, questo è il tempo in 3 quarti, da non confondere quindi con il terzinato. Il terzinato è un tempo in cui il quarto è diviso al suo interno in 3 ottavi, mentre il 3 quarti è un tempo binario in cui abbiamo però 3 quarti e 3 movimenti. Spero che arrivati a questo punto del video ti sia chiaro. Allora, i tempi irregolari sono quelli che nascono dall'unione di raggruppamenti ritmici di 2 o 3 note. Quindi i più tipici sono, non so, il 5 ottavi, il 7 ottavi, l'11 ottavi, oppure per esempio il 5 quarti, il 7 quarti o l'11 quarti, ad esempio, ok? Ecco, cosa significa questo? Significa che se io per pensare un tempo in 7 ottavi conto mentalmente fino a 7 ogni volta, è un delirio, non riuscirò mai a controllarlo, ma se invece lo divido in questo modo, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
riesco invece a solfeggiarlo e a concepirlo, a tenerlo a mente, no? Quindi se io paradossalmente avessi un accompagnamento in sette ottavi, no? Potrei pensarlo così: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Vedi che diventa, quando io memorizzo, no? Mi entra questa cantilena in testa, no? Riesco anche a suonare dei tempi irregolari che potrebbero sembrare delle cose molto difficili. E allora il 5 ottavi, ad esempio, nasce da un'unione tra tre note e due. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ok? Notare che io metta prima la terzina e poi la duina o viceversa non cambia moltissimo. Cioè, io potrei anche fare 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. La somma darebbe sempre 5 ottavi. Cambia un pochino l'accentazione di quello che sto facendo, cambia un pochino il modo in cui lo tengo in testa, ma alla fine. Ecco, i tempi irregolari non sono soltanto quelli in ottavi, sono anche quelli per quarti. Quindi valgono le stesse regole. Io posso unire un nucleo di 4 quarti più 3 quarti e ottengo un tempo in 7 quarti. Un esempio celebre è Money di Pink Floyd, no? 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vedi che è l'unione di un nucleo di 4 quarti più 3 quarti. Ok, se io lo penso in questo modo, diventa anche semplice più semplice da gestire, non semplice. E ecco, dal punto di vista proprio pratico, no? Capita, quando ci imbattiamo in questi tempi, a livello di batteria, perché spesso noi ci appoggiamo sul batterista che suona, no? Succede che magari manca un rullante o c'è un rullante in più, quindi ci troviamo ad avere, anziché la classica alternanza cassa rullante, c'è un punto in cui c'è una cesura, no? E magari ci troviamo ad avere due casse di fila, due rullanti di fila. Questa cosa non ci deve destabilizzare troppo, no? Ok? Una volta che riusciamo a concepirli in questo modo. Quindi i classici tempi irregolari, abbiamo detto, sono il 5 ottavi, il 7 ottavi, l'11 ottavi, ok? Non il 9 ottavi, perché quello fa parte invece dei tempi ternari, no? E la stessa cosa vale per i quarti, quindi il 5 quarti, il 7 quarti e l'11 quarti. Allora, per tempi a metro misto invece si intende quando all'interno dello stesso brano abbiamo due tipi di tempo diversi che convivono all'interno dello stesso brano. Questa è una soluzione che nel prog anni 70 è andata per la maggiore, quindi continui cambi di tempo, no? Mi vengono in mente gruppi come Jethro Tull, i King Crimson o anche in Italia gli Area, PFM, no? Hanno fatto un pochino una bandiera, anche poi nel metal, assolutamente Metallica, Dream Theater, assolutamente, no? Molto usati, ma anche nella musica pop, perché per esempio anche nei Beatles spesso troviamo cose di questo tipo, no? Quindi se io ad esempio ho una parte in quattro quarti e una parte poi dopo in quattro quarti binari e poi dopo una parte invece terzinata, ecco che allora o in tre quarti, qualsiasi cambiamento di tempo dà vita a un tempo metro misto. Mi viene in mente We Can Work It Out dei Beatles, no? Quindi la strofa è in un normale 4 quarti in tempo binario, no? Il ritornello è sempre binario. Ma l'uscita del ritornello cambia. Diventa 3 quarti, ok? E quindi vedi che anche all'interno della musica pop può capitare, soprattutto nella musica pop di un tempo, perché nel pop di oggi purtroppo queste cose non ce le si possono più permettere perché le canzoni sono tutte uguali, sempre quattro quarti. Anche nel pop può capitare di trovare dei tempi a metro misto, quindi all'interno dello stesso brano, gestione di più tempi diversi. Io spero che questa carrellata in cui abbiamo messo dentro tantissime cose, insomma c'è dentro anche tanta te terminologia, tanta teoria, sicuramente mi arriverà qualche, avrò usato un termine sbagliato, arriveranno i professoroni del conservatorio a dirmi tu hai sbagliato. Io quello che volevo fare come sempre è darvi una carrellata e permettervi di capire le differenze tra i vari tipi di tempo, ok? Sicuramente torneremo anche magari in video futuri approfondendo questi argomenti, soprattutto se me lo chiederete, quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete trovato interessante questa lezione, se c'è qualche cosa che magari non avete capito e che volete che venga approfondita in video futuri. Vi invito altresì a condividere questa lezione, così come tutte le altre, per aiutarmi a farmi conoscere da più persone possibile. Noi ci vediamo settimana prossima con la prossima lezione su chissà quale altro argomento. Ciao, buon ritmo e buona chitarra. A presto!